Salve branco di scimmie dattilografiche e benvenute in questo nuovo video. Dopo il successo del primo episodio della serie Remastered, in cui andiamo a dare un'occhiata più matura e più moderna ai video vecchi, che era quello di Doraemon, e di cui vi ringrazio perché non mi aspettavo che sarebbe piaciuto così tanto, ho deciso di fare un secondo episodio, andando a vedere un altro dei video più controversi del mio canale. Sto parlando, ovviamente, come avrete intuito dal titolo del video, del suicidio di Tom e Jerry. Ora, dovete sapere che 6 anni fa giravano diversi video in cui si millantava, che raffigurassero l'ultimo episodio di Tom e Jerry, episodio che terminava con il suicidio dei due protagonisti. Questa è stata una delle bufale più difficili da sbufalare, non tanto perché sia particolarmente difficile trovare le fonti e trovare il perché, come è stato creato questo episodio, ma perché, dato che questo episodio, che tra l'altro è stato montato orribilmente, è un episodio fan-made, quindi fatto dai fan, prendendo spezzoni da altri episodi. Però, dato che questo episodio prende appunto spezzoni da episodi veramente esistenti, tante persone danno credito a questo fantomatico ultimo episodio con il suicidio di Tom e Jerry, perché dicono: ah, ma io mi ricordo che avevo visto questa puntata qui tempo fa, mi ricordo questa scena, quindi deve essere vera, perché se l'ho vista in televisione deve essere vera. Ovviamente è stupido pensare in questo modo, e se l'avete pensato siete stupidi, mi dispiace dirvelo, perché è chiaro che prendendo degli episodi, prendendo delle parti di episodi, estrapolandole dal contesto e mettendole in sequenza, è facile trasmettere il messaggio che vuoi. Ricordiamo che i cartoni dell'Hanna-Barbera, ma comunque in generale i cartoni, proprio in quanto tali, vedono spesso i protagonisti farsi male in modo più o meno grave, utilizzano armi da fuoco, vengono mutilati, vengono incendiati, vengono schiacciati da delle schiacciasasse e addirittura alcune volte muoiono, come vedremo, ma niente di questo è quasi mai canonico, soprattutto in una serie episodica come poteva essere Tom e Jerry. Quindi, quello che andremo a fare oggi è vedere il fantomatico episodio finale di Tom e Jerry, e poi andremo a vedere gli episodi da cui sono state tratte le scene che creano questa fantomatica puntata. Vi devo avvisare, la puntata in questione è orribile, la qualità è tipo 144p, ma non riesco a trovarne delle altre. Un tempo era molto più diffusa, però a quanto pare ora è molto difficile trovare proprio l'episodio che avevo recensito molti anni fa. Penso di averlo trovato, però la qualità è pessima. Quindi abbiate pazienza, quelli dopo sono fatti meglio, ok? Andiamo quindi a vedere questo episodio qui, tanto dura circa 2 minuti qualcosa. Non commenterò durante l'episodio per darvi la possibilità di fruirlo nel modo migliore. E poi andremo a vedere i 3 episodi da cui sono tratte le varie scene, per farvi capire il perché si vede una determinata scena, perché se vediamo Tom che fa abuso di pasticche e sembra che si voglia suicidare con i narcotici, è bene dargli una spiegazione a questa cosa qui. Quindi, spostiamoci nella sede giusta. Ok, iniziamo dal fantomatico episodio incriminante, ok? Come potete vedere ha quasi 1 milione di visualizzazioni, che non è male per questo genere di video. In realtà non è solamente per sbufalare questo video in particolare, questo montaggio fatto orribile in questo modo, ma anche per dare una risposta a tutti coloro che di solito linkano l'episodio da cui è tratta la scena finale di loro che si mettono sui binari dicendo: allora è vero che si suicidano? No. Ma andiamo per ordine. Prima vediamo questo episodio orribile, ok? Non commenterò, eh. O almeno non ci proverò. Non si è bloccata così, eh. Started drinking. Thank you.
Quanto cazzo dura sto troiaio? 3 minuti. Ormai ve lo devo far vedere tutto per forza di cose. Perché poi va spiegato. Belle le musiche però. Ma arriverà un copy strike enorme, ma enorme. Canto anch'io. Eccolo. Ecco la scena più bella. Cazzo, è sempre bella come la prima volta. Ah, che meraviglia. Allora, è chiaro che chiunque abbia più di un neurone e mezzo è in grado di capire che questo non può essere il finale vero, che è chiaro che l'hanno aggiunto con Windows Movie Maker sopra, aggiungendoci degli schizzi di sangue presi da green screen, ok? Detto questo, cosa notiamo da questo episodio? Notiamo che ci sono... Allora, tutte le scene tratte da questo episodio e che costruiscono questo episodio sono tratte da 3 episodi diversi, ok? E ora li andremo a vedere. Però già guardandolo notiamo che innanzitutto è stato loopato in alcuni punti in modo sgradevole e soprattutto che ci sono 3 linee correnti, ok? Abbiamo Tom depresso, ok? Che c'è tutte le scene di lui che si ubriaca, di lui sui binari, così. Ci abbiamo Tom che è evidente che cerca di non dormire, non vedo perché queste scene qui dovrebbero indicare una depressione nell'immaginario di chi ha creato questo episodio. Però è evidente che cercano di dormire, anche il fatto che beve caffeina derivante da quello, sebbene sai l'abuso di caffeina potrebbe essere associato a un periodo praticamente stressante, bla bla bla. E il terzo è lui che prende tutte le pasticche dall'armadietto dei medicinali. Ora, questi tre elementi, cioè lui depresso, lui che si prende i medicinali e lui che cerca di non dormire, sono abbastanza discordanti, cioè sono abbastanza separati, non sembra che sia ben omogeneo questo episodio, semplicemente perché appunto vengono da 3 episodi diversi. E andiamo a cominciare dal primo, ok? Il primo è quello legato alle pasticche. Viene dall'episodio numero 39 chiamato Polka Dot Puss, mi sembra, che era un episodio in cui i nostri protagonisti, il buon gatto e il buon topo, rischiavano di avere la measles, che sarebbe morbillo, ok? Ora vi faccio vedere un paio di scene, non ve lo faccio vedere ovviamente tutto perché a rischio che veramente mi arrivi una censura incredibile. Questa scena qui vi ricorda qualcosa? Quindi abbiamo visto da cosa è tratto quelle scene di lui che si imbottisce di farmaci. Non sta cercando di suicidarsi con dei narcotici, sta semplicemente cercando di migliorare il proprio sistema immunitario per non prendersi morbillo, cosa che ovviamente non avrà successo. Il secondo episodio è quello legato al sonno. L'episodio è il numero 58, si chiama Sleepy Tom, Sleepy Time Tom mi sembra, e ve lo faccio vedere. Sleepy Time Tom. Ok, sì, numero 58 del 1951. In questo episodio, se ben ricordo, Tom cercava in tutti i modi di non addormentarsi perché la sua padrona lo voleva castigare perché non cacciava i topi. Quindi lui tenta disperatamente di non addormentarsi prendendo il caffè. Infatti qui vediamo che lui che si addormenta e arriva la padrona e fa "Oh, vedi?" con una buona dose di razzismo, però lui che cerca di mettersi gli stecchini sotto gli occhi. Guardate quanto dura poco questa scena, tra l'altro, quanto l'hanno loopata in quell'altro episodio. Ok, e fa tutto il resto, ovviamente, che sono scene un pochino inquietanti, ok?
per carità, ma lo sono la maggior parte dei cartoni di quel tempo, ok? Le azioni che fanno i personaggi dei cartoni sembrano strane, prese separate dal loro contesto. Alla fine troviamo semplicemente, quindi abbiamo giustificato lui che fa abuso di farmaci, abbiamo giustificato lui che sembra depresso, si beve il caffè e si mette, cerca di non dormire. Alla fine abbiamo come mai arrivano su quei binari. E qui arriviamo all'episodio Blue Cat Blues del 1800, cioè sì, del 1800, del 1956, numero 103. Ok, quindi questo qui di fatto è uscito molto tempo dopo rispetto agli altri due. Il primo, quello del morbillo, è il numero 39. Quello del sonno è il numero 58 e questo è il numero 103, ok? E come potete vedere, in questo episodio, la maggior parte di voi forse se lo ricorderanno, è un episodio in cui stranamente Tom e Jerry sono amici, ok? E durante l'intero episodio è tutta una storia di amore tra Tom e una gatta e il suo tentativo continuo di fare colpo su di lei, acquistando cose sempre più preziose, ok? E per farlo ovviamente si deve indebitare e tutto. È chiaro che c'ha dei toni abbastanza grami questo episodio, anche perché lui è in lotta con questo qui che invece è pieno di soldi, bla bla bla, e alla fine vince lui, la donna, la gatta. Ed è chiaro che c'ha dei toni amari, ma non per questo. Innanzitutto non è l'episodio finale, ok? Secondo di poi, ha dei toni abbastanza maturi, mettiamola in questo modo, ma non è neanche né il primo né l'ultimo episodio che ha dei toni un pochino più maturi. Ora ve ne faccio vedere uno. Comunque questo qui è l'episodio con cui finisce che entrambi si mettono sui binari perché anche Jerry era innamorato di una topina che poi vede passare in macchina con un altro topo con la scritta Just Married, come potete vedere. E ovviamente anche lui cade in depressione, si mettono sui binari. E ovviamente il riferimento è che si mettono sui binari e aspettano che arrivi il treno perché non hanno niente per cui vivere, ok? Quindi sicuramente il tono è un pochino più maturo. Il concetto della morte, degli incidenti, è molto diffuso all'interno dei cartoni, soprattutto dei vecchi tempi, ma anche di oggi. Però affrontato in modo così umano, in modo così vero, no? Nel senso, non uccidersi, non rischiare la morte perché è una lotta continua tra il gatto e il topo in cui si danno martellate, si sparano, fanno le peggio cose, ma perché sei depresso, perché il tuo amore non è corrisposto. Quindi, ok, è un po' più maturo, ma non è neanche l'unico episodio maturo, no? Io vi faccio vedere questo episodio qui, che molti di voi ricorderanno. C'è un episodio di Tom e Jerry in cui Tom muore, ok? Nel 1949, quindi ben prima di tutti gli altri, mi sembra, c'è Tom che muore e finisce in paradiso, ok? Perché gli cade tipo questo pianoforte addosso, mi sembra. Ok, muore e finisce in paradiso. E in paradiso vede il guardiano, quello San Pietro, ok? Che gli dice: potrai andare in paradiso, però prima devi ottenere il perdono da parte di Jerry, ok? Però io vi voglio far notare una cosa, perché magari un bambino non l'aveva notato questo dettaglio, ma mentre Tom arriva in paradiso, alle porte del paradiso, vede diversi gatti arrivare, no? Che fanno vedere come sono morti, ok? E tra i vari gatti, ok? Sai, quello è morto perché è stato catturato da un cane, lui perché ha ricevuto un colpo in testa, insomma, c'è modi più o meno comici di far capire la morte di questi animali. A un certo punto arriva quella parte un pochino più greve, un pochino più amara, che però magari da piccolo non lo notavi, che è questa. Ovviamente questo allude purtroppo alla pratica di gettare i cuccioli non voluti dentro un fiume legati in un sacco. Insomma, è un po' gravuccio, ok? Ci sono riferimenti pesanti all'interno di Tom e Jerry, ci sono riferimenti pesanti all'interno dei cartoni animati in generale, spesso fatti in modo che un bambino magari non li nota, ma un adulto può apprezzare la doppia chiave di lettura. Comunque, quello che volevo dimostrare oggi è questo, quindi. L'episodio che gira in quello lì, che ha 1 milione di visualizzazioni, è la cozzaglia di 3 episodi diversi. E anche l'episodio originale da cui è tratta la scena del treno, di fatto non c'è il treno alla fine, finisce in quel modo. Lascia presagire che il loro
il loro obiettivo sia quello di farsi investire dal treno, ma non è l'episodio finale di Tom e Jerry innanzitutto, quindi non muoiono in quella scena lì. E comunque, ripeto, nel mondo dei cartoni animati continuamente i personaggi hanno incidenti che altrimenti sarebbero mortali se non fossero cartoni animati. A tal proposito mi viene in mente il numero di Dylan Dog che si intitola "I conigli rosa uccidono", che fa vedere cosa succederebbe nella realtà se una persona normale fosse vittima degli incidenti di cartoni animati. Tipo, se a una persona normale gli metti un candelotto di dinamite in bocca, non succede come nei cartoni animati dove ti ritrovi completamente affumicato con il mozzicone del candelotto. Non succede quello, ovviamente. Oppure se te butti un incudine in testa a una persona, non la schiacci tipo sottiletta, la spiacci, ok? È chiaro che il mondo dei cartoni si può permettere di affrontare temi un pochino più pesanti con il beneficio del ok, sono immortali i personaggi. A meno che non venga detto il contrario, ok? Non stiamo parlando di serie in cui c'è una continuità, in cui c'è una storia che si evolve, quindi magari se un personaggio muore rimane come tale. Però nei episodi, nei cartoni episodici di solito, i personaggi tendono a non cambiare, tendono a non morire, ok? Anche serie dove magari c'è un pochino più di continuità di storia, tipo Griffin, che comunque sono comunque episodici, ma magari tende ad esserci continuità. Mi ricordo quando morì il personaggio di Brian di Griffin, lo fecero tornare subito dopo perché non lo fai morire un personaggio principale della serie, semplicemente, capito? Era solamente un espediente narrativo. Spero che questa volta ho affrontato l'argomento in modo un pochino più approfondito rispetto alla prima volta. Vi ho fatto vedere, l'altra volta avevo semplicemente detto ragazzi non è vero questo episodio, avevo fatto vedere la scena del treno finale e stop. Avevo detto era tratto da altri episodi, ma non ero mai entrato nel dettaglio. Questa volta vi ho fatto vedere gli episodi da cui sono tratte le varie scene. Vi ho fatto vedere che c'è l'elemento della morte comunque nel mondo di Tom e Jerry, ma non è così assoluto come potrebbe essere nel nostro mondo. Fatemi sapere se vi piace questo genere di video, se vi piace questo, se avete visto questi episodi in particolare, sarebbe carino poterne parlare. Se vi ricordate un episodio in particolare di Tom e Jerry che vi ha colpito, io penso uno di quelli che mi ha colpito più in assoluto era l'episodio in cui dovevano fare una specie di picnic in giardino, c'era anche il cane. E ricordo c'era Tom che dormiva sulla maca e arrivavano le formiche. La cosa che mi ricordo di più in tutto questo, perché non è che fosse un episodio praticamente incredibile, era il suono che avevano dato alle formiche, perché vi ricordo che in questi cartoni qui la maggior parte dei suoni era gestito da un'orchestra e il suono delle formiche era tan 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 tan, facendo che, ricordo, camminavano sulla maca e si muoveva tutta così. Piccolo dettaglio degli episodi che mi sono rimasti impressi a me. Come al solito vi ricordo, siamo in chiusura di video, che ogni commento e like sono ben graditi perché aiutano l'algoritmo e aiutano me a farmi sapere che apprezzate il mio lavoro, ma non sono obbligatori, quindi vi invito a lasciarne se lo volete, ma non ve lo chiedo. E al solito trovate in descrizione, nel primo commento, i link ai miei social e soprattutto il gruppo Telegram, dove potete diventare parte della crew, della famiglia, dove potete ricevere notifiche sui nuovi video e sulle nuove live. Quindi non perdetevi niente, rimanete lì e rimanete sempre aggiornati, inoltre potremo parlare di qualsiasi cosa. Ci vediamo presto nel prossimo video, e presto vuol dire domani, perché ora si pubblica quotidianamente, baby. Grazie di aver visto questo video, buona buona, buona buona buona.